Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi voglio mostrare gli acquisti di oggi. Benissimo, allora adesso vi vado a raccontare. È sabato pomeriggio, siamo appena ritornati a casa io e Simone e nella giornata di oggi, siamo a metà giugno, abbiamo visto mia zia e mio zio. I miei zii abitano a Ivrea e io non li vedevo da circa metà febbraio, quindi da circa 4 mesi. Per cui io e mia zia abbiamo continuato a farci videochiamate, chiamate, messaggi, in cui appunto ci dicevamo che quando tutto sarebbe finito questo lockdown, questa quarantena, saremmo andate a fare shopping insieme. Per cui che cosa abbiamo fatto oggi? Praticamente questa mattina ci siamo dati appuntamento alle Gru, qui a Torino, sono un centro commerciale che si trova a Grugliasco, centro commerciale ricco di negozi e ricco anche di punti di ristorazione, per cui abbiamo fatto che pranzare lì tutti e quattro insieme e poi io e mia zia abbiamo fatto il giro dei negozi. Mia zia mi ha proprio detto: voglio proprio farti dei regali. E io, quando mi dicono voglio farti dei regali, chi sono io per impedirgli di farli? Quindi io e mia zia siamo andate in giro per negozi a fare acquisti. All'interno di questo video vi mostro tutto quello che ho comprato io personalmente e le cosine che mi ha regalato mia zia. Partiamo subito. Allora, vi faccio vedere due prodotti in maniera molto veloce perché li ho comprati uno una settimana fa e l'altro 2 settimane fa, per cui sono prodotti che avevo già in casa da un po' di tempo, ve li mostro perché prima non ho avuto occasione di mostrarveli. Prima cosa, sapone liquido di Tiger, questo qui al green tea, acquistato per un unico motivo, e cioè che costava 50 centesimi. Vi consiglio di andare a fare un giro da Tiger in questi giorni perché ci sono quasi tutto l'assortimento al 50%, per cui secondo me conviene andarci. Ovviamente le cose che servivano a me, le tele e i pennelli e i colori acrilici per dipingere, perché adesso è un periodo che io e Simone stiamo dipingendo alla sera, non erano in offerta, ma non importa, le abbiamo comprate ugualmente perché ci servivano. Mentre invece anche questi prodottini qui per la cura per il corpo, insomma, i cosmetici erano tutti al 50%. Io ho acquistato solo due di questi, uno l'ho regalato a mia zia, quella che abita qui davanti, la mia dirimpettaia, Michela, e poi me ne sono comprata uno anche per me, ecco. Ripeto, l'ho pagato 50 centesimi, quindi non sono stata a guardare troppo la fragranza, il pack, che me ne frega, l'ho preso proprio perché costava poco. Sapone liquido in casa non ce n'è mai abbastanza perché ci si lava sempre le mani, per cui top. Altro acquisto che ho fatto invece 2 settimane fa, altro sapone liquido, l'ho preso da Lidl ed è questo qui della linea un po' più luxury della Sien. Questo qui è il sapone liquido al pepe nero, è mezzo litro di prodotto e costa, se non sbaglio, 2,49 euro, costa un pochino di più rispetto ai saponi liquidi classici della Sien. Mi era stato consigliato appunto da Denise, che tra l'altro saluto e ringrazio, e appunto ho deciso di provarlo. Qui a Torino non l'avevo visto, mentre invece a Ivrea l'ho trovato e me lo sono accattato. Di questa stessa linea, un po' più di alto livello della Sienna, avevo acquistato un sapone che si chiamava Neroli e Citronella, se non sbaglio, ma del Neroli non c'era la benché minima traccia, sapeva solo di Citronella e lo trovavo anche molto aggressivo. Questo qui non l'ho ancora provato, non vedo l'ora di provarlo perché il pepe nero è una nota che dei profumi personalmente gradisco. Poi bisogna vedere se come sapone liquido rende. Arriviamo invece agli acquisti di oggi con molta calma. Allora, prendiamo il sacchetto di Stradivarius perché mia zia ha fatto degli acquisti per lei da Stradivarius. Io ci sono entrata, ho fatto un giro, ma non ho trovato assolutamente niente. Non so se sapete, io di abbigliamento mi servo su Bonprix, sul sito online, e di abbigliamento sinceramente in questo periodo non mi manca niente. L'unica cosa che mi manca in questo momento è togliermi la maglia perché sto crepando di caldo. Quindi un attimino, maglia di Superman, ci sta benissimo, ok. Stavo dicendovi, da Stradivarius non ho trovato niente, abbiamo fatto anche un giro da Zara, non ho trovato niente, un giro da... Aspetta, abbiamo fatto diversi giri, ma devo dire che di abbigliamento non ho trovato niente, però devo anche essere onesta, non avevo bisogno di niente. Ho un armadio abbastanza ricco, per cui ecco, non avevo necessità di comprare niente. Mentre invece mi serviva assolutamente una cosa. Mia zia è entrata da OVS e si è comprata un pigiama e mi ha fatto venire in mente che io di recente ho buttato i pantaloni di un pigiama che erano vecchissimi, avevo rammendato 8 volte e non solo, a furia di metterli in lavatrice oppure lavarli a mano, l'elastico si era completamente smollato, per cui li ho fatti partire. E mia zia mi ha detto: scegliti un pigiama che te lo voglio regalare. Questo è stato un regalo veramente pensato bene perché ne avevo assolutamente bisogno. Vedete che c'è il sacchettino di Shaka che dimostra che siamo andati all'OVS e vi faccio vedere appunto il pigiama che ho scelto. Il pigiama che ho scelto
è praticamente un completo ed è la maglietta bianca con le bordature arancioni, taglia S, stampa con scritto My Little Garden, praticamente il balcone, maglietta maniche corte e poi pantalone 7 ottavi, quindi non è né un pantalone lungo né un pantalone corto, un pantalone 7 ottavi che va benissimo per questa stagione. Perché in questi giorni qui in cui io sto registrando il video fa freddo qui a Torino, cioè io ieri sono andata a dormire col pile e col berretto la sera prima, punto e basta. Quindi vedete pantalone arancione 7 ottavi e maglietta bianca e con le bordature arancioni. Vi dicevo taglia S, pagato, mia zia l'ha pagato, me l'ha regalato lei, 14,95 €. Ce n'erano veramente tantissimi, c'era l'imbarazzo della scelta, ero indecisa tra questo e uno azzurro, però poi ho puntato sull'arancione. Sapete che io amo i colori caldi, mentre invece l'azzurro è un colore freddo. Comunque, voi mi direte, ma lo sapevamo, ma non è che ce ne frega, infatti avete ragione. Altra cosa molto molto utile, ieri sono andata in farmacia e ho comprato delle mascherine chirurgiche perché non ne avevamo assolutamente più. Sono andata, le ho comprate, stamattina vado per metterla larga, enorme. Io non so se anche delle mascherine chirurgiche esistono le taglie, sta di fatto che queste qui che ho comprato ieri in farmacia sono enormi. Cioè praticamente mi stanno veramente grandi, mi ballano e qua sotto mi passa tutto. Mi danno fastidio, cioè non sono molto confortevoli. Voi mi direte, Silvia, fai gli elastici e i nodi. Fai gli elastici e i nodi. Fai i nodi agli elastici, minchia sono fuori come un balcone. Questo è il caldo, secondo me. Boh. Questi giorni fa freddo, ma io in questo momento ho caldo. Vabbè. Stavo dicendo, fai i nodi agli elastici, ma insomma, ho detto, quelle mascherine che ho comprato le lascio a Simone. Vado alla cassa dell'OVS insieme a mia zia e non mi trovo queste mascherine chirurgiche, tra virgolette, per bambini, quindi la taglia deve essere un po' più piccola. Che faccio? Le prendo. Quindi, 8 mascherine, vedete come sono? Ovviamente cinesi, mascherine, non credo che siano presidio medico chirurgico, sono mascherine del cazzo, va bene, lo sappiamo benissimo. Queste qui sono rosa con i dinosauri, lo stegosauro, il T-Rex, stupende. 8 mascherine, 8 euro, belle. Le ho prese per il semplice motivo che secondo me queste qui sono più adatte al mio viso rispetto alle mascherine chirurgiche che ho comprato ieri in farmacia, che sono troppo grandi. Spero che questa misura mi vada bene. Quindi mascherine 8 euro, altra cosa molto utile che in questo periodo non ce n'è mai abbastanza. Altra cosa che ho, che mia zia mi ha regalato da OVS, ovviamente una cazzata di bijou, perché i bijou, dovete sapere che noi donne, non so se c'è qualche uomo che ci sta ascoltando, di bijou non ne abbiamo mai abbastanza, cioè noi abbiamo cassetti, portagioie pieni, pieni, pieni di bijou, non importa. Ne avremo sempre di più, di bijou non ce n'è mai abbastanza ed è proprio questa mia zia Luisa che me lo dice sempre, di gioielli, bijou non ce n'è mai abbastanza, ne puoi avere un miliardo, ne avrai ancora di più, fantastico. Che orecchini ho scelto? Ho scelto questi orecchini qui a monachella pendenti che appunto hanno una goccia che vorrebbe imitare il vetro ma chiaramente è una goccia di plastica al cui interno c'è questo fiorellino che sembra essere... Non so che fiorellino possa sembrare, boh, una margherita? Non lo so, comunque li ho trovati molto graziosi, molto, molto fini, molto eleganti, per cui li ho presi. 3,99 €, perfetto. Allora tu mi dirai, hai preso dei bijou, mica ne avrei presi altri, ma scusate, secondo voi c'è Allegru, c'è Claire, franchising, negozi di franchising che vendono solo bigiotteria, cioè robe inutili. Secondo voi io potevo mai non entrare da Claire? Assolutamente no, per cui io e mia zia ci siamo subito entrate così. Vi dico che da Claire è bello andarci, ma è sempre una gran fregatura, per un semplice motivo. Da Claire prendi 3 prodotti e 3 prodotti ti vengono regalati, per cui tu stai lì delle ore in questi stand che girano, questi stand rotanti, a guardare un miliardo di orecchini, anelli, bijou, prodotti per i capelli. Mamma mia, cioè da perderci veramente le ore, la testa, il cervello in fumo, il cervello va in pappa. Quindi che cosa ho fatto? Ho scelto 3 gioiellini, mia zia me li ha voluti regalare anche lei. Ve l'ho detto che oggi mia zia mi ha detto prendiamoci la giornata per noi, una giornata tra donne e ti voglio fare dei regali. E io che dirvi, ero ovviamente 3 metri sopra il cielo, chiaramente. Perché ognuno di noi ha dei vuoti da colmare e quando compri ste cagate, questi vuoti magicamente, tac!
di questo discorso l'abbiamo già fatto, ne abbiamo già parlato un milione di volte, perché alla fine è così. Quindi ho scelto tre gioielli e altri tre ovviamente me li sono portati a casa gratuitamente. I tre più cari chiaramente ve li fanno pagare, i tre meno cari ve li regalano. Ecco, quindi sacchettino di Claire, lo mettiamo qua e vi dico quello che ho scelto. Allora, questi orecchini qua pendenti, molto carini, tipo anni 80, molto carini. Praticamente c'è un triangolino dorato e subito attaccato un triangolino di plastica colorato. Molto molto belli, mi puzzano proprio, odorano proprio di anni 80, di discoteca anni 80, per cui belli, li ho presi immediatamente. Tra l'altro per essere dei bijou non costano neanche poco, perché costano 8 euro. Perfetto. Poi ho preso le classiche perle perché mi sono stufata di comprarmi le perle d'argento. Adesso voglio fare un appello a tutti quelli che hanno delle gioiellerie o lavorano in delle gioiellerie. È una vita che io mi compro le perle d'argento ed è una vita che queste perle d'argento si scollano dal pezzettino d'argento. Quindi queste perle mi durano un anno, poi di nuovo la perla se ne va e mi rimane il cazzetto, quello che si mette al lobo, scollato. Che palle, a questo punto io non comprerò mai più orecchini di perle in gioielleria, ma li comprerò sempre di bijou, così se mi rimane in mano la perlina almeno sono pochi soldi, perché sennò mi fa girare l'anima. Qui ho preso le perline di tutte le dimensioni, la perla un po' più grande, la perla media e la perla piccolina, pagate 5 euro. Le perle vanno sempre comprate, perché la perla è un orecchino classico, non passa mai di moda. Quando non avete voglia di sbattervi a scegliere gli orecchini, vi piazzate alle orecchie le perle e va benissimo così. 5 euro tre paia di orecchini, se boffa. Altri orecchini molto carini che cercavo da un po' sono questi qua. Allora, aspettate che si sono un po' incagliati tra di loro un attimino. Sono dei cerchietti di tutti i colori, invece che comprarli d'argento ho preso questi qui e quindi li vado poi ad abbinare con il vestito, no? Cioè se oggi sono vestita di verde mi metto quelli verdi, sempre se ci sono, sì. Se sono vestita di giallo mi metto quelli gialli, se sono vestita di viola mi metto quelli viola, rosa, azzurro, eccetera, eccetera. Quindi questi cerchietti qui, 13 euro. Quanti paia sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paia di orecchini, 13 euro. Molto carini, dai, versatili, se può fa. Poi, questi sono i tre bijou che abbiamo comprato, quindi che mi ha comprato mia zia e che non sono stati in regalo. Quelli che invece ho scelto come regalo sono questi orecchini qui, pendenti, graziosi, con... Allora, hanno un cerchietto di metallo e poi all'interno del cerchietto di metallo ci sono altri cerchietti, però tutti colorati. Li trovo molto graziosi, molto solari come me. Io adoro... adoro i bijou molto colorati. Non so se si è capito, oggi indossavo le angurie sempre comprate da Claire un bel po' di tempo fa. Le trovo meravigliose, non pesano niente, stanno benissimo con la maglia verde e sono fantastiche, mi garbano assai. Devo dire che i bijou di Claire, nonostante non costino poco, però devo dire che durano negli anni, perché queste ce l'ho da un sacco di tempo. Stavo dicendovi, eccoli qui, questi qui costavano 8 euro, un po' cari, vabbè. Poi altro prodottino che ho scelto in regalo, questa collana con perline con pietre di lapislazzuli. Ovviamente il lapislazzuli è vero, una pietra vera, mia zia è un'esperta, mia zia Luisa, per cui sicuramente sono vere. Quindi lapislazzuli e ovviamente la collana è di ferro, non è assolutamente di argento. Molto carina, si abbina col mio smalto di oggi, vero? Questa costava 8 euro, quindi 7,99 euro. Molto molto graziosa. Poi ultimo prodotto molto molto utile che ho deciso di acquistare sono le chiusure. Le chiusure sono utili perché mi servono appunto per chiudere gli orecchini. Le chiusure, chi li perde, chi non si trova bene con quelle che non hanno il pezzetto di plastica, io queste qui col pezzetto di plastica le adoro perché mi tengono gli orecchini fermi. Avendo io il lobo piccolo, se non ho il pezzetto di plastica dietro, l'orecchino, che sia una perla, che sia un orecchino a lobo, tende ad andare giù, mentre invece col pezzetto di plastica l'orecchino sta dritto, per cui ve le consiglio. Qui non so quante ce ne siano diverse e vengono 7 euro, 6,99 euro, insomma. Devo dire che anche da Claire, insomma, è stata proficua. Quindi chiusure, collana con lapislazzuli, cerchietti tutti colorati, poi perle classiche che mi sono cadute quindi andrò a disinfettare immediatamente, poi
orecchini arcobaleno e orecchini da discoteca anni 80. Molto, molto carini. Benissimo. E voi direte, vabbè, allora ti sei presa dei bijou, basta. No. Siamo andate anche da Parfois. Parfois è un altro negozietto molto, molto grazioso, devo dire, che vende bijou, pelletteria, quindi borse, portafogli, cinture, bijou, e poi vende anche abbigliamento. Mia zia è entrata e si è comprata due bei cardigan perché erano in promozione, non so se al 50%, forse al 40%, ora non ricordo. E io guardavo ovviamente i bijou, siamo sempre lì, e mi sono fatta regalare da mia zia che ci teneva assolutamente due begli anellini che andrò a indossare sicuramente oggi. Perché tutte le cose che io compro, un po' come quando ero piccola, sono nuovi, li indosso immediatamente. Allora, primo anello, questo qui con la pietra occhio di tigre. Stranamente ho trovato anche la mia misura, che è una S, vedete? Quindi anello con occhio di tigre. Questo costava 7 euro col 50%, l'abbiamo pagato, no, 7, sì, 7 euro col 40% l'abbiamo pagato 4 euro. Devo dire molto grazioso. Anelli con l'occhio di tigre, ne ho 52 che ovviamente sono d'argento e sono grossi, ma mi stanno larghi. Ve l'avevo già detto l'anno scorso quando vi ho fatto il video dei miei anelli. Vi facevo vedere tutti gli anelli che ho, meravigliosi e stupendi, ma mi sono larghi. Io non so che cosa mi succede, ma ho le dita piccole. Altro set di anellini comprati sempre da Parfois per 4,99 euro sono questi qui. Molto graziosi, questi costavano 9,99 euro, pagati 4,99 euro. Sono anellini con una pietra vera che non so se è un'agata, non mi ricordo adesso, questa qui. O forse un quarzo rosa, questo quarzo qui rosso e questo qui color rosé, color vino rosé. Ecco, molto molto belli. Anche questi 4,99 euro. Ma io magari prima di registrare il video una sorsata di acqua la potevo dare, vero? Forse. Bene, e direi che con i bijou abbiamo concluso. Questi sono i regalini che mi ha fatto mia zia Luisa. È stata veramente molto dolce. Oggi mi ha detto: ci prendiamo la giornata tra noi e ti vizio un po'. Fantastico, belle queste giornate zia e nipote. Devo dire che con mia zia Michela, che abita qui di fronte a casa mia, è più facile passare queste giornate perché ci vediamo praticamente tutti i giorni, io e mia zia Michela. Con mia zia Luisa, che è a Ivrea, con il lockdown, la quarantena, non ci siamo mai viste se non appunto con la videochiamata, con le telefonate. Quindi nella giornata di oggi siamo state un po' insieme e abbiamo un po', diciamo, recuperato il tempo perduto. Allora, andiamo avanti. Poi la cosa più bella è quando ci siamo io, Luisa, mia zia, e poi Fiorenza. Lì veramente ci si perde nei negozi. Purtroppo però queste cose qui capitano veramente poco, un paio di volte all'anno che andiamo tutte e tre a fare shopping. Però è una figata, diciamolo. Quindi questi sono sacchetti di carta che adesso andrò a mettere via. Invece vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto io. Ho fatto degli acquisti in una erboristeria che si chiama Bottega in Bio. Perché ho deciso di fare degli acquisti? Anche perché non mi mancava assolutamente niente, sono sempre la prima a dirlo. Perché ho visto che c'era il 50% su alcuni prodotti, per cui ho detto, cazzo, cazzarola, il 50% quando mi ricapita. C'era il 50% su diverse linee di erbolario. Di recente ho usato e dovevo farvela vedere, prima ci ho anche pensato, ma poi ho allestito tutto qui e non l'ho portata di qua. Di recente, quindi 2 o 3 giorni fa, dopo la doccia, mi sono spalmata in tutto il corpo, quindi braccia e gambe, la crema profumata, la lozione corpo profumata di Rabarbaro di Erbolario. E devo dire che mi ha stupito, l'ho trovata veramente molto buona. Capite che la gioia di vedere tutta la linea Rabarbaro al 50%, oggi ho detto qua non ne usciamo vivi. Fortunatamente mi sono tenuta, volevo già prendere bagnoschiuma, shampoo, balsamo, deodorante, volevo prendere tutto, lo sapete, 50%. Quando gli occhi di una donna appassionata di profumi, un profumo che le piace, vede il 50%, non capisce più niente. Infatti c'è stato un attimo in cui ho detto, oddio, prendo quello, prendo quello. Poi ho detto, calma, calma, prendi 2 o 3 cose, boh. Quindi ho deciso di prendere il sapone Rabarbaro, eccolo qua. Sapone profumato, panetto da 100 grammi, vediamo se è nudo. No, ve lo posso far vedere perché è vestito. Eccolo qui. Saponetta quadrata.
Già si sente. Molto molto buona, costava du... no, costava 4,99 euro, 5 euro pagata. No, costava 4,90 euro pagata 2,45 euro. Siccome ultimamente io e Simone stiamo usando tantissimo le saponette, ho deciso di prenderla. Mi piace molto, la teniamo per la detersione mattutina, sia o doccia o a pezzi, anche viso, collo, ascelle, insomma. Molto buona, mi piace molto il profumo di rabarbaro di Erbolario. Poi che fai? Vedi il profumo? Che fai? Non lo prendi il profumo? Tu nella tua testa tu dici: ma dai, ho tanti profumi, però l'altra parte dice: però dai, quelli di The Library of Fragrance li hai finiti tutti, sei stata brava, quindi dai, puoi prenderlo. E che ho fatto? Ho preso anche il profumo di rabarbaro, ovviamente. Non ho preso la full size né da 100 ml, eppure c'era e conveniva. E neanche quella da 50. Era convenientissima quella da 100 ml perché da 27 euro l'avresti pagata 13,50 euro, 100 ml, quindi conveniva. Mentre io ho preso questa qui, quindi il profumino da 10 ml. È andata bene. Profumino da 10 ml che costava, se non sbaglio, 11,90 euro, quindi la metà fa circa 6 euro, 5 euro qualcosa. Quindi profumino rabarbaro. Questo credo che lo utilizzerò come profumo estivo. Sapete che mi piace molto? È una roba, poi mi ricorda lontanamente, mi ricorda qualcosa di Aura Mugler. Sapete che Aura Mugler, il profumo, appunto, come note principali ha il rabarbaro e la vaniglia? E devo dire che questo rabarbaro di Erbolario mi ricorda molto qualcosa di Aura, per cui eccolo qua, Rhubarb Rabarbaro. Bene, sono molto contenta. Poi, ovviamente, entrando nel negozio, che fai? Butti l'occhio perché c'è 50% di qua, 50% di là. Allora vedo Erbario Toscano, cazzo, Erbario Toscano, cuore di pepe nero, primavera, c'erano profumi primavera, vaniglia piccante, cuore di pepe nero. Aspettate, poi c'era Salis e ce n'era un altro che ora non mi viene in mente. Tutti al 50%. Che fai? Stai lì e non lo compri? E quindi ho comprato anche un profumo di Erbario Toscano che si chiama Gocce di Resina. Non lo conosco assolutamente, però sapete che io amo il colore verde. Amo il colore verde. Quando vedo verde non capisco più una mazza, per cui ho letto gocce di resina, cartoncino verde, lo prendo subito. Questo qui, anche questo come rabarbaro, è da 10 ml ed è un eau de parfum, ve lo faccio vedere. Eccolo qui, gocce di resina di Erbario Toscano. Lo proverò e vi farò sapere. Fatemi sapere se li conoscete questi profumi e scrivetemi qua sotto le vostre opinioni. Gocce di resina costava 10 euro, col 50% 5 euro. Quindi 5 euro più 5 euro qualcosa più 2 euro qualcosa, insomma ho speso 13 euro. Tutta roba verde, come vedete. Poi mi ha dato qualche campioncino che vi vado a mostrare. Campioncini, vabbè, tanto è un periodo che lo sto usando molto io i campioncini, però ho visto quelli che mi ha dato e non sono molto utili per me, vabbè. Allora, andiamo a vedere. Pomata antidolorante del marchio Naturando, non la conosco. Poi mi ha dato, aspettate che vado a vedere. Crema protettiva alla calendula di Veleda, o Veleda, ma credo che sia Veleda. E poi due latte doccia della Nature's al chinotto rosa, questi non vedo l'ora di provarli perché mi incuriosiscono moltissimo. A mia zia lo scorso anno, a metà luglio, mia zia Michela, fa gli anni il 17 luglio, avevo regalato un bagnoschiuma della Nature's che si chiama Neroli e Pesca. Ragazzi, si è innamorata completamente di quel bagnoschiuma lì e mi ha detto se il prossimo anno riesci regalami il profumo, quindi devo poi andare alla ricerca di Neroli e Pesca perché si è proprio innamorata. Quindi per dirvi che lo scorso anno ho utilizzato anche il bagnoschiuma della Nature's Vetiverde, devo dire mi sono trovata molto bene con questo bagnoschiuma, mia zia pure, quindi sono contenta di provarmi anche Chinotto Rosa. Poi invece siamo andati a fare un giro da Coin. Non ho comprato assolutamente niente da Coin, no, e mi è andato comunque prima di uscire lo stesso una body lotion, un campioncino, non gliel'ho chiesto io, me l'ha proprio dato la signora, body lotion del marchio Sabon, patchouli, lavender e vaniglia, patchouli, lavanda e vaniglia. Poi
Proverò anche questo e vi farò sapere. Sono contenta perché i campioncini li avevo smaltiti tutti, non so se vi ricordate nei prodotti finiti che vi ho detto che stavo dando fondo a tutti i campioncini, e devo dire che è proprio così. Li ho quasi quasi finiti tutti, sono molto contenta di averne di nuovi, così provo prodotti nuovi. Bene, devo dire che il giretto del sabato è stato molto proficuo. Praticamente per mesi non siamo più andati per negozi, e poi quando la volta che ci vai spendi un sacco di soldi. No, ma è stata carina mia zia a dirmi di andare insieme a lei, ecco. Poi io mi sono fatta trascinare dai profumi di Erbolario, di Erbario Toscano, ma mi sembrava giusto. Alla fine ho smaltito i profumi di The Library of Fragrance, mi do questa giustificazione, mi do questa scusa e sono contenta così. Che ne pensate? Fatemi sapere se di recente avete fatto qualche acquisto anche voi, che cosa avete comprato, se avete comprato profumi, saponi, bagnoschiuma, bijou, pigiami, roba da vestire. Fatemi sapere tutto, fatemi sapere se anche da voi avete notato che alcuni negozi fanno già gli sconti. Per esempio, come vi dicevo, da Parfum e in erboristeria già c'erano gli sconti, da Tiger c'era il 50%, quindi fatemi sapere. Niente, io adesso che faccio? Quasi quasi sporto il video, potrei pubblicarlo anche oggi, adesso vedo, vediamo. Se no lo pubblicherò nei prossimi giorni. Io vi saluterei, un abbraccio, un bacio, vado a bere perché continuo ad avere raschietto e tossisco di continuo. Noi ci vediamo in un prossimo video, fatemi sapere quale di questi pezzi che vi ho mostrato vi piace di più. Un abbraccio, un bacio, ciao!